Ringrazio voi che siete il futuro della navigazione nel mondo, perché tanto i vostri titoli faranno sì che le navi possano girare per tutto il globo terrestre. Io da qualche giorno sono stato insignito della carica di presidente degli armatori italiani che fanno navigazione. Fanno navigazione costiera nelle acque italiane. È una carica importante perché già la rivestivo come vicepresidente da qualche anno e questo ci porta a cercare in tutti i modi di risolvere le problematiche che possiamo avere in ambito nazionale per tutto quello che ne concerne la categoria. La cosa più bella è che io circa 25 anni fa ero seduto nei banchi dove oggi voi avete trascorso, ho frequentato lo stesso istituto, all'epoca era qui vicino al porto, era del professionale e ancora porto nel cuore gli insegnamenti che ho ricevuto a scuola. Mi hanno dato la possibilità di crescere, di non spaventarmi davanti a problemi che ho trovato nel corso della mia carriera professionale, perché apprendere seriamente tutto quello che vi diranno i docenti lo troverete nella vita quotidiana. Ed è importante il rispetto, rispetto per chi vi dà insegnamento, rubate il mestiere. Se rubate, in questo caso è una parola cattiva. Rubate il mestiere, rubate le esperienze di chi avete di fronte rispettandolo e non abbiate mai paura di chiedere, perché se trovate la persona che vi vuole dare, prendete tutto quello che trovate, perché un giorno vi troverete davanti a delle decisioni, avete una carica da comandante, da direttore, dovete scegliere, rispettate il prossimo, come ha detto anche il comandante, rispettate il mare, perché la vostra è la cosa più importante su cui voi lavorate, e tutto quello che è scritto, una cosa bellissima, esorta, tutti gli stati esortano dicendo tutelate i marittimi, perché con le grazie alla marineria di queste persone che fanno sacrificio sul mare si riescono a movimentare quasi l'80% del traffico mondiale, cioè senza di voi si ferma tutto. Questo è, diciamo, l'obiettivo e la cosa che ci deve spronare, mi deve spronare a dare il meglio di voi. Vi ringrazio tutti per il mio ringraziamento e per la parola. Grazie a Salvatore, mi viene da fare un'osservazione spontanea, un periodo che la nostra terra riesce ad esprimere le più alte cariche che esistono nel nostro paese. Quindi voglio dire, ci saremmo stupiti del contrario, siamo sicuri che ricoprirai questo ruolo con dignità, orgoglio e porterai avanti i valori della nostra terra. Grazie a Salvatore. Vorrei cogliere un'occasione a proposito del welfare marittimo e di tutto ciò che si fa per i marittimi. Ho visto prima Antonio Autuori, dove sta? Dove? Che volevo salutare perché è presidente della Stella Maris, che si occupa della prima accoglienza e dell'integrazione dei marittimi che, come voi ben sapete, imbarcati sulle navi hanno pochissimo tempo, arrivano e hanno bisogno di qualsiasi cosa, ma anche di fare una semplice videochiamata con il paese d'origine, perché casomai in questo periodo hanno avuto un bambino e non l'hanno mai visto. Quindi grazie ad Antonio per l'opera significativa che fa nei confronti di tutti i marittimi di qualsiasi nazione e di qualsiasi professione religiosa.